Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Siamo al secondo incontro di questo progetto, si chiama Materie Prime di Retroscena e fa parte di un più ampio iter progettuale che è iniziato nel 2015 e che appunto aveva come tema le materie prime sorgenti di ricchezze, di prodotti, ma anche di conflitti, quindi storie di uomini e di conflitti. Questo progetto è stato voluto, progettato e coordinato dalla professoressa Milena Bentacchini e da Marco Coltellacci di Umore e del Dipartimento appunto di Scienze Naturali e Chimiche e Geologiche. È in coordinamento e quindi in collaborazione con l'Istituto Storico che io qua rappresento, sono Giulia Ricci, e soprattutto con il Comune di Modena attraverso la Biblioteca Delfini e il Centro Multicentro Educativo Sergio Neri. Questo progetto ha voluto mettere di fronte a una riflessione collettiva, quindi alla cittadinanza, ma anche agli studenti, sia delle scuole dell'obbligo che dell'Accademia, una felice sinergia di diverse discipline e quindi di diverse competenze, diverse ricerche, diversi dialoghi, in particolare l'ambito storico, antropologico e anche quello appunto geologico-mineralogico. La scorsa settimana noi abbiamo ascoltato uno storico contemporaneista, il professor Stefano Cavelli, che ci ha appunto, direi, illustrato in maniera, come dire, limpida il difficile equilibrio che in uno Stato come la Cina avviene fra il rapporto fra la popolazione e le risorse che questa nazione appunto esprime. Questo difficile equilibrio l'abbiamo colto proprio nella sottile linea che esiste nella gestione di un'amministrazione piuttosto precisa di queste risorse, nel rapporto appunto che spesso avviene con le popolazioni, con le crisi frequenti che in Cina avvengono. La prossima settimana, proprio martedì 4 febbraio, affronteremo con un altro storico contemporaneista, Giuliano Barani, la storia geologica, ma anche storico, politica, economica, di un continente, il continente africano. Mi riferisco alla Repubblica del Congo, che è per la sua conformazione geologica un vero e proprio caso unico all'interno dell'Africa. Oggi invece noi ci immergiamo nelle profondità marine. Non è un immergersi metaforico perché la professoressa Anna Cipriani proprio ultimamente è stata partecipe, quindi ha partecipato a ricerche di immersione nelle profondità oceaniche proprio per studiare quello di cui oggi parleremo. È un patrimonio naturale, quello degli oceani, ma è anche una miniera sottomarina che è chiaramente molto appetibile per tutte quelle che sono quelli che sono gli utilizzi all'interno appunto della nostra società tecnologica, è sempre, come dire, alla ricerca di risorse interessanti e particolari. La professoressa Anna Cipriani è professore associato in geochimica e vulcanologia della nostra facoltà, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. Anna Cipriani ha studiato e ricercato in America, ma è tornata da noi nel 2011 grazie in favore appunto di quel progetto che Rita Levi Montalcini ha voluto per il rientro dei cervelli, si chiama così. Quindi è da noi nella nostra facoltà già dal 2015 ed è esperta specializzata nell'uso della geochimica proprio per spiegare i diversi processi geologici che accadono sia nelle profondità della Terra ma anche in superficie. Attraverso lo studio di queste rocce di fusione che nelle profondità marine, in particolare lungo le dorsali medio oceaniche, emergono di anno in anno e che modificano la crosta appunto oceanica, ecco, lo studio di questi xenoliti, di queste rocce di fusione ha chiaramente dato spazio e quindi ha aperto degli orizzonti non solo di ricerca e di conoscenza della storia della Terra, quindi storia della scienza della Terra, ma anche la possibilità appunto dello sfruttamento industriale per quello che dicevo prima, cioè per le nostre esigenze di società tecnologicamente avanzata. Volevo sottolineare che più recentemente il lavoro di Anna Cipriani si è anche espanso, quindi è stato applicato con la sua esperienza in geochimica per includere l'applicazione di queste tecniche di analisi geochimiche
anche all'ambito dell'archeologia e dell'antropologia, per esaminare nei reperti fossili trovati anche in Italia quelli che sono i minerali, appunto residui, che possono per esempio far intuire lo spostamento migratorio di popolazioni antichissime. Questo ovviamente per me, che lavoro in un istituto storico, è stata una scoperta estremamente interessante. E a proposito di migrazioni, vi ricordo che il 28 febbraio alla Biblioteca dei Fini parleremo proprio dell'immaginario migratorio del libro di Angelo Turco, e sicuramente sarà una relazione ultra interessante, e lascio la parola a Cipriani. Quindi è importantissimo dal punto di vista scientifico studiare la crosta oceanica.
L'altra grossa categoria ricade nell'interesse economico della crosta oceanica, perché? Perché ci sono dei giacimenti minerali, ovviamente che stanno in profondità, molto ricchi, e di questo vi farò vedere diverse immagini. E, tra l'altro, appunto, abbiamo detto che tanto calore fuoriesce dalle dorsali medio oceaniche, e ci sono progetti che tentano di catturare l'energia geotermica da queste porzioni di crosta oceanica, quelle ovviamente più bassa profondità, quelle più facilmente raggiungibili, e progetti molto recenti utilizzati in crosta oceanica per la sequestrazione della CO2. Questa è una sperimentazione che stanno facendo in Islanda, dove un pezzo di questa dorsale medio oceanica arriva fino alla superficie. Sarebbe interessantissimo parlare di questo, magari in un'altra occasione. E come si forma la crosta oceanica? Adesso vi farò vedere alcune immagini, tentiamo di capire insomma come formiamo i due terzi della nostra crosta, quindi questo ammontare enorme di terra. E qui vedete abbiamo la dorsale medio oceanica, questa spaccatura, questa parte continentale, l'altra parte continentale. Al di sotto della dorsale abbiamo la risalita di mantello, lo vediamo qua da queste immagini classiche, quindi il mantello, questa roccia che troviamo al di sotto della crosta, che per i moti convettivi risale. Questo mantello è solido, nel senso che è lui che risalendo subisce una decompressione di tipo adiabatico, quindi non perde il suo calore, ma c'è una diminuzione di pressione e fonde, il mantello fonde, e questi magmi che si formano al di sotto della dorsale fuoriescono e formano la crosta oceanica. E ho portato... Allora, questa è la nostra terra, ecco, siamo al di sotto di una dorsale, un'immagine ingrandita, ok, siamo al di sotto della dorsale, il mantello risale, subisce fusione e il magma fuoriesce lungo la spaccatura e viene messo in posto a formare la crosta oceanica. Lo vediamo in una immagine dinamica di quella di prima, nel senso che qua abbiamo l'Africa, il Sud America e il Nord America, questo range di montagne che vediamo dorsale medio oceanica nel mezzo dell'oceano, qua ne vediamo una piccola porzione, una dorsale, e qua di nuovo un ramo di dorsale che viene spezzato, diciamo, da questa zona di frattura, e qua vediamo in 3D, in 2D, il mantello che risale qua sotto, subisce questa fusione parziale e i fusi vengono espulsi lungo questa dorsale, lungo questa linea. E la placca qua si apre e diciamo, l'apertura della placca viene perché da altre parti sulla nostra terra ci sono le placche che vanno in subduzione. E quello che succede è che appunto il magma viene espulso e si solidifica a formare nuova crosta. In questo caso, mi spiace che il video non si vede molto bene, ma questo è un fuso che chiamiamo un fuso basaltico, che viene raffreddato molto velocemente a contatto con l'acqua, e a contatto dell'acqua forma delle rocce che sono vetrose, e questo è un esempio che vi ho portato, poi potrete vedere più precisamente. Quindi quello che succede in un'immagine un po' più generale, se noi abbiamo della crosta continentale e abbiamo al di sotto della crosta il mantello che per i moti convettivi risale, abbiamo delle spinte tettoniche laterali che aprono la crosta,
possiamo avere risalita di fusi e la messa in posto di, vedete qua per esempio, edifici vulcanici, questa è la famosa Pangea, quindi il vecchio supercontinente che si è strecciato e aperto. E l'apertura continua, il mantello continua a salire, nuovi esplosioni di magma vengono messe in posto e quello che si avrà alla fine è la formazione di, per esempio, un oceano giovane. Questo potrebbe essere un giovane oceano atlantico, ma oggi l'esempio eclatante di questo è il Mar Rosso è un oceano in piedi, fra qualche milione di anni sarà molto più grande e potremmo considerare l'oceano maturo come l'oceano atlantico, dove la crosta da qua che esce oggi nel mezzo della dorsale fino al margine vicino alla Sud America copre circa un range di 180 milioni di anni. Allora, come facciamo a sapere queste cose? Come siamo venuti a scoprire tutte queste... perché si forma la crosta, che tipi di rocce ci sono? E tramite appunto le esplorazioni marine, questa fu la prima vera esplorazione organizzata dalla Royal Society of London nel 1872. E tra il 1872 e il 1876 questa nave, la famosissima Challenger, percorre 70.000 miglia marine. Il direttore scientifico, geologo, naturalista Thompson, vengono fatti 497 sondaggi in acque profonde, dragaggi, operazioni di pesca, misure di temperatura, vengono scoperte un sacco di specie di vita marina negli oceani e questi sono i laboratori che avevano sulla nave allora, laboratorio chimico per l'analisi chimica, biologico, zoologico per la raccolta dei campioni, per fare misure fisiche e equipaggiamento per dragare, cambiare il fondo oceanico. Questo è un esempio dei dati che hanno prodotto, in blu e in rosso sono diversi tipi di alghe riconosciute nei diversi oceani. Un'altra grande prima mappa che fu fatta con i dati della Challenger è quella della densità dell'acqua marina, dove le acque sono più dense, per esempio nelle zone in cui la salinità è più alta, oppure nelle zone dove le acque sono più fredde. Queste sono le prime mappe di densità prodotte. E quindi che cosa abbiamo imparato da allora, dal 1872? Sinceramente non abbiamo imparato tantissimo, nel senso che quello che conosciamo, per esempio, di questa porzione di Oceano Indiano sono queste zone bianche che ho riportato su questa mappa. Quindi non c'è molto di esplorato. In questa mappa vi riporto. Queste sono tutte le zone che vedete più in rilievo, sono le zone studiate della costa oceanica. Quindi quello che non vedete col colore chiaro sono tutte zone inesplorate. Vedete che però abbiamo una pseudomappa, no, di queste porzioni che non sono state esplorate dai fondali. Poi vi farò vedere come conosciamo direttamente queste porzioni. Però ecco, vedete che della nostra Terra, ovviamente i continenti emersi li conosciamo con le immagini del satellite, ormai oggi abbiamo una copertura totale delle porzioni continentali, ma insieme, ok, manca un 40%, un 40% che sta al di sotto delle acque oceaniche. È curioso sapere che di Marte conosciamo tutto, la superficie topografica ovviamente e la conosciamo con le immagini da satelliti eccetera, e lo stesso di Venere, ma questo non per la Terra, okay? Quindi della nostra Terra manca ancora questo 40%. Quindi come si fa oggi lo studio dei fondali oceanici, come tentiamo di migliorare la nostra conoscenza del fondale oceanico? Si fa con navi che sono molto simili alla Challenger, ma con
diverse novità, abbiamo dei sonar, utilizziamo le onde sismiche, utilizziamo dati magnetometrici e praticamente abbiamo due tipi di metodi che utilizziamo, metodi indiretti che quindi in qualche modo ci fanno vedere attraverso la colonna di acqua le cose che stanno sul fondale, quindi sonar, come viaggiano le onde sismiche nell'acqua e dati magnetici gravimetrici, e poi i metodi diretti che ovviamente sono quelli importanti di cui campioniamo proprio il fondale, non solo le rocce, vabbè qua perché io parlo di rocce, attraverso dragaggi, perforazioni e poi quello direttamente col sommergibile. Queste sono alcune delle navi che oggi esplorano gli oceani. Questa è una nave tedesca, una nave russa, una nave americana. E con metodi indiretti, quindi cosa succede? Un suono viene praticamente spedito dalla nave lungo il fondale, viene riflesso dal fondale e viene misurato quindi il ritardo con cui ritorna alla nave. Tramite questo tipo di sonar si possono ricostruire perfettamente le mappe topografiche del fondale, ovviamente dove la nave passa. Okay? E questo è un bel esempio, nel senso che questo è quello che ci si immagina ci sia sul fondale oceanico. Questa è la carta batimetrica, tra l'altro, di questa zona Diamantina Trench nell'Oceano Indiano, dati che sono stati acquisiti per assistere nella ricerca del famoso Mare Jeannette 370, che non è stato ancora ritrovato. Quindi vedete il dettaglio che la nave, i sonar possono produrre. Qui altre porzioni degli oceani esplorate, questa è l'America centrale, quindi questa è quella, una dorsale oceanica che sta nell'Oceano Pacifico, si chiama East Pacific Rise, e vedete ovviamente qui abbiamo i dati batimetrici, guardate con che dettaglio possiamo costruire la topografia di queste zone. Questo ancora più nel dettaglio, guardate i vulcani che sono sul fondo oceanico, poi ovviamente dove non abbiamo dei dati, vedete queste nuvole vuote, questa è la batimetria ad alta risoluzione. Qui invece siamo nell'Oceano Atlantico e vedete delle forme completamente diverse, che hanno le morfologie completamente diverse. Sappiamo che le dorsali sono diverse nei diversi oceani, e questo legato a diverse velocità, diversi tipi di magma, eccetera. E altro metodo indiretto che utilizziamo per studiare i fondali è quanto le onde sismiche penetrano nella crosta, e quindi più è potente l'onda meccanica sonora che entra nello strato, più ritardo ci sarà, e sempre misurando questi ritardi, eccetera, viene ricostruita la stratigrafia della crosta. Quindi guardiamo al di sotto della colonna d'acqua dentro la crosta. E un esempio di mappe, ecco, questo appunto è il fondo, passiamo sulla parte oceanica, e possiamo vedere delle strutture, ovviamente questi sono tutti dati interpretati con faglie, eccetera, e quindi vedere la differenza di spessore tra sedimenti, la crosta oceanica, fino ad arrivare al mantello. Questi sono dati che anche io ho contribuito a raccogliere intorno al 2000, e questo grosso dorsale che sta nell'Atlantico equatoriale, una grossa, una grossissima montagna, vabbè, con l'esagerazione verticale più alta, però ecco, all'interno di queste immagini, che sono immagini sismica, possiamo riconoscere quelli che chiamiamo dei riflettori, che corrispondono alla diversa stratigrafia della crosta. E un ultimo metodo indiretto molto importante è quello che ha permesso di definire la tettonica delle placche come la conosciamo oggi. Queste sono le anomalie magnetiche misurate nella crosta, questa è l'Islanda, qui siamo appunto sull'oceanico, e rosso e blu sono nelle direzioni diverse del campo magnetico, che passa da una direzione
da una certa direzione all'opposto, e questa direzione del campo magnetico viene fissata con minerali ferromagnetici che stanno all'interno della crosta oceanica. Vi mostro per curiosità, questo è il primissimi dati degli anni 1966 che mostravano la variazione del campo magnetico diretto, inverso, diretto, inverso, diretto, inverso, che poi due anni più tardi hanno portato alla formulazione dell'atomica delle placche, quindi gli oceani che crescono si espandono, okay? Quindi il mantello che risale, fonde, la crosta che si espande. Questi sono i dati, la chiamano le smoking gun della tettonica delle placche, che purtroppo tra l'altro questo signore, che è stato anche un mio professore, non ha riconosciuto in questi dati, qualcun altro guardando questi dati e poi visto il processo dietro alla tettonica delle placche. Calibrando quei dati con le datazioni radiometriche, tramite isotopi, le rocce, si è potuto ricostruire appunto la scala dei tempi geologici e quindi capire che le dorsali appunto oggi producono nuova crosta, quindi queste sono la zona centrale dove produciamo crosta di età zero oggi, e via via le età più vecchie allontanandosi dalla zona centrale. E qui in Atlantico, queste zone blu, arriviamo a quasi giurassiche. Quindi, ritornando a questa mappa, abbiamo detto che queste aree più chiare sono le aree che conosciamo, no? dei fondali oceanici, quindi guardate, pochissimo. Ma in realtà al di sotto ci sono queste mappe che mostrano, anche se non con altissima risoluzione, le strutture che troviamo al di sotto, quindi possiamo seguire, anche se abbiamo analizzato benissimo questa parte con la batimetria da nave, conosciamo che la struttura della dorsale in questa regione continua e ha queste alternanze. E come facciamo a saperlo? Perché arriva in aiuto la gravimetria da satellite. I nostri satelliti oggi sono in grado di misurare come le masse che compongono la nostra Terra, compongono la nostra crosta, le masse al di sotto della nostra crosta producono delle variazioni nella topografia della nostra Terra e delle acque che le circondano. E quindi queste immagini sono dati di topografia ricavati da dati gravimetrici da satellite. Sono dei calcoli molto complicati, però tramite questo metodo indiretto noi abbiamo una mappa, diciamo, generale. Questa la mostro dell'Atlantico e dell'Italia, questa è proprio la mappa della topografia del fondale da dati gravimetrici, esclusivamente gravimetrici. Ovviamente non è una mappa dettagliatissima, però vediamo le più grosse strutture, le più grosse faglie che spezzano la nostra dorsale, quindi questa gravimetria da satellite c'è molto di aiuto per lo studio dei fondali. E quindi ecco che arriviamo alla formulazione di questa mappa, vedete, una Global Multi Resolution Topography, che combina i dati da satellite con i dati da batimetria delle aree che conosciamo. Allora, abbiamo visto i metodi indiretti, andiamo a vedere i metodi diretti, che sono quelli, forse per me, che sono gli appunto più interessanti, perché appunto lavoro con le rocce. Come metodo più semplice per campionare la crosta oceanica sono questi enormi bucket, delle enormi cestelli in acciaio molto, molto appesantiti, che possiamo trascinare sul fondale, li chiamiamo draghe, le trasciniamo sul fondale. Con queste, basta che abbiamo un cavo molto lungo, possiamo campionare fino a 6.000-7.000 metri di profondità. Questi sono i campioni che tornano. Ovviamente sì, noi stiamo campionando una struttura, ma non abbiamo un diretto riscontro della stratigrafia della zona che stiamo campionando, perché trasciniamo qualcosa su un punto del fondale e non sappiamo precisamente che cosa stiamo prendendo e quale struttura esattamente stiamo attraversando. Infatti vedete che i campioni, anche non è facile se questi campioni sono se abbiamo un affioramento ben imposto, nel senso
provate a pensare, trasciniamo una draga su questo pavimento, quello che riusciamo a portarci via è la parte superficiale, okay? Che magari è anche la parte più alterata, perché quella ha contatto con l'acqua marina. Quindi infatti vedete che questi campioni spesso sono tutti, non sono freschi, ecco, non sono freschi, questi sono tutti minerali delle argille, che sono minerali di alterazione di queste rocce del fondale. Allora, le grandi innovazioni che ci hanno portato a campionare rocce che realmente molto fresche sono queste: le perforazioni marine e le indagini con i sottomarini. Si è iniziato nel 1968 con il Deep Sea Drilling Project, questa famosissima nave della Marshall, già con la prima torretta di perforazione per motivi scientifici, perché ovviamente per le indagini petrolifere questo è un bel po' che va avanti. Nell'83 il progetto è terminato, è stato sostituito dall'Ocean Drilling Program. Da una decina di anni addirittura abbiamo l'Integrated Ocean Drilling Program, che tra l'altro utilizza oggi la Joyless Resolution e la CIP, una nave giapponese che sulla carta può perforare fino a 8 km di crosta con 3 km di acqua. E oggi ci siamo fermati a 3.500, perché ovviamente qui ci sono anche dei problemi di stabilità della crosta quando si va in profondità, però sulla carta questo è il futuro, insomma, andare a perforare a profondità di 8 km della crosta. E ho avuto la fortuna nel 2003, di andare sulla Joyless Resolution a campionare in posizione della dorsale mediatlantica. E ovviamente queste carote che vengono raccolte vengono utilizzate per studi petrologici, magnetici, proprietà fisici, vengono raccolti campioni microbiologici, ovviamente sono campioni sono carote di sedimenti, si parlano di studi sedimentologici, quindi climatologici, un'esperienza molto, molto interessante. Le operazioni di perforazione sono molto complicate. E anche questo, come potete ben pensare, questa è la telecamera che mostra dove sta entrando il drill pipe, cioè la punta del perforatore. Questo è la sezione 1270, appunto, che abbiamo perforato nel 2003. E queste sono le punte diamantate, okay, che perforano, e all'interno di questo poi viene recuperata la carota. Nel 2009 queste sono alcune immagini, scusate, nel 2003 queste sono alcune delle immagini della spedizione e delle carote, appunto, che vengono studiate da diversi gruppi, eccetera. Queste sono quando arrivano sul ponte, sono ancora da tagliare, ovviamente vengono tagliate a metà, una metà viene archiviata, non viene toccata per nessun motivo, l'altra metà è quella che scienziati e studenti possono utilizzare per le loro ricerche. Capite bene però che anche perforare non è l'ideale, nel senso che questi sono tutti i siti in cui ci sono state delle perforazioni ad oggi. È sempre un'analisi puntuale, okay? Non abbiamo una visione, cioè abbiamo la stratigrafia in quel punto, e tra l'altro il punto più profondo perforato in questo oceano, che sono circa 2000 metri qua, la Cicchio ha perforato qua sul margine vicino al Giappone per lo studio dei terremoti, quei 3500 metri di cui avevo parlato prima, ma la maggior parte delle altre carote si fermano a 100, 200, 300 metri di crosta perforata, quindi molto poco, però meglio di niente. Insomma, speriamo che la tecnologia, questa Cicchio, veramente questa nave giapponese, riescano a entrare più in profondità, perché effettivamente quello che ci manca è una visione diretta di quello che sta sotto in profondità. E altra storia il sottomarino, nel senso che questa appunto è il Nautil, agricoltura francese, con cui ho avuto la fortuna di immergermi. Come abbiamo detto, le perforazioni devono avvenire in 3000 metri di acqua, non di più, poi l'operazione diventa impossibile.
col sottomarino arriviamo a 7.000 metri di profondità. Siamo arrivati a 6.028 quest'estate. Allora dai, andiamo, vi faccio vedere quando... salta l'immagine, vabbè, questa sono io, questa è il professor Brunelli, anche del nostro dipartimento, era il co-chief scientist della spedizione e questo è il mio primo dive, è stata un'emozione molto grande. Le foto di Vito prima della partenza, ok? Quindi... Senti, in tre. Sì, siamo in tre, nel senso ci sono due piloti, c'è il pilota principale, il copilota e il diciamo, scienziato, insomma, ecco, entriamo, non so perché salti così, si entra nel sottomarino, salutiamo, non si sa mai cosa possa succedere. Ecco, il nautile è lungo 8 metri, ok, da lì. Noi entriamo in una sfera di titanio da 2,10 metri di diametro e siamo in tre con tutti i computer equipaggiamento che ci quanto sono. Tempo? Questi nostri dive sono stati particolarmente lunghi, nel senso che appunto abbiamo lavorato a 5-6 mila metri di profondità, quindi dalla partenza al ritorno 11 ore, generalmente 5 ore sul fondo, 3 ore per scendere, 5 ore sul fondo e altre 3 ore per ritornare in superficie. Quindi ecco, vabbè, saluti di vita, eccetera. Questo invece, faccio vedere così, ah no, questo no, questo è un video accelerato delle operazioni di deploy, quindi messa a mare del Nautil, vedete adesso lo blocco viene chiuso, la sfera di titanio è qui, all'interno di tutta questa struttura ovviamente ci sono un sacco di motori eccetera attaccati a tutto il resto del sottomarino e non è una cosa semplice, ogni marinaio che vedete sul ponte ha il suo compito, controllo di succede, ecco, che viene messo a mare e il Nautil la cosa molto interessante è che cioè, siamo liberi, siamo andati, non abbiamo cavi attaccati, siamo free floating, cioè siamo liberi da qualche cosa. Vedete che c'è uno zodiac nel mare e una serie di sub che prima della discesa controllano, fanno gli ultimi controlli, appunto sia a posto. Ve lo faccio vedere anche da dentro, questo è vedere insomma come si sta quando si scende, non è bello, non è una cosa bella, insomma, si viene sballottata a destra e a sinistra fino a che non si entra in acqua. Qui invece come siamo dentro, ecco, vedete c'è questa mia collega francese, lo scienziato diciamo sta sulla destra, il pilota sta sulla sinistra, ci sono tre oblò da cui si può guardare fuori, okay? Questo per mostrarvi 6.011 metri al di sotto del livello del mare, qui è arrivato il Nautil, questa sono io appena entrata, qui dietro c'è l'oblò da cui posso fare le mie osservazioni. E oggi però dove va la ricerca scientifica in questo senso è sostituire, perché il fattore umano, il rischio che c'è comunque a fare queste ispezioni, specialmente per le profondità, è molto alto e quindi si tenta di sostituire questi sottomarini con dei ROV, questi remote operator vehicles, quindi dei sottomarini che si possono comandare dalla nave
e con tutte le loro telecamere, eccetera, come se fossimo sul fondale. Allora, addentriamoci adesso nella geologia di questa costa oceanica, cominciamo a guardare cosa troviamo sul fondale. Questo vedete di nuovo queste frecce che indica questo mantello che risale, fonde, questi fondi, questi fusi che si possono cristallizzare in profondità, ok? O possono arrivare nella superficie. In superficie quello che troviamo sono i basalti che possono cristallizzare in modi diversi, come basalti a pillo o come dei dicchi, okay? Quindi con delle strutture verticali particolari. Se il basalto solidifica in profondità, invece formiamo rocce che chiamiamo gabbie. Qua ne ho un esempio, poi la referenza la potete venire a vedere da vicino. E una roccia che cristallizza in profondità raffredda molto lentamente e quindi ha il tempo di nucleare dei cristalli. Okay? Quindi abbiamo grossi cristalli che si formano, quindi poi possono essere studiati anche sicuramente. Al di sotto dei gabberi c'è il mantello, quello che resta del mantello che ha perso il suo fuso. E anche di questo vi ho portato un esempio. Sono in particolare le rocce di mantello che riusciamo a recuperare dai fondali oceanici, sono molto, molto alterate perché i minerali che le compongono, a contatto con l'acqua marina, si alterano molto facilmente. Poi, allora, nel dettaglio, andiamo a vedere alcune immagini. Questi sono questi basalti a pido, io vuol dire cuscini, sui basalti a cuscini, e questi fotografati dal sottomarino, anche questi fotografati dal sottomarino, ma li troviamo anche on land, li troviamo anche dietro casa, nel senso che, alcune volte dietro casa, nel senso che, prima vi faccio vedere i primi più spettacolari. Questi si trovano in Oman, questa è la sezione tipo dei basalti a pilo sottomarini, questa GeoTimes, si trovano nelle esposizioni rocciose in Oman. Se avete la fortuna di andare, sono spettacolari. Però voi li avete anche sugli Appennini, qua nel comune di Canossa, guardate che bei pilo che avete, sono molto più alterati dei pilo dell'Oman, però potete seguire andarli a vedere. Quindi avete dei rimasugli di crosta oceanica, okay, sui vostri appennini. Ovviamente sono stati portati sulla crosta da movimenti tettonici della geodinamica terrestre. Questi sempre in Oman sono i gabbri, vedete questi cristalli grossi, più buoni grossi, insomma, questi in una carota sono tutti gabbri, come quello appunto che vi ho indicato prima, che ho dato lì. E questi gabbri sono, questa immagine, sono esposti sempre in Oman. Questi sono peridotiti, ecco, di diverso tipo, come quella che vi ho portato, e con diversi minerali. In questo caso vedete, non vedete dei bellissimi minerali perché sono particolarmente alterati. Questi sono altri campioni, questi sono stati recuperati con i dragaggi, infatti le foto sono un po' più rustiche. Ecco, questo per esempio, questo mineralino verde bellissimo, sono dei pirosseni, sono dei silicati, calcio, eccetera. Questi anche pirosseni sono sempre delle rocce di mantello, delle pegmatiti. Il passaggio da peridotite qua sotto a gabbro, ovviamente, o sei sul fondale oceanico in qualche modo, che c'è una finestra tettonica che espone questo passaggio, oppure anche qui dovete andare a cavare sulle vostre montagne dove ci sono dei resti di crosta oceanica che sono stati prodotti sulla costa continentale e osservarli. Questo è un bellissimo passaggio, questa è la famosa mole petrologica, questa discontinuità tra il mantello e i gabbri che possiamo osservare. Lo mostro anche questa immagine dall'alto dell'Oman praticamente è un pezzo di dorsale importante sulla costa, questo magnifico, tra le moschee, appunto c'ha questi grossissimi outcrops, questi grossissimi affioramenti di rocce di mantello.
formazione, e qui arriviamo nella parte che interessa le risorse minerarie, che possiamo trovare lungo le dorsali delle Cianci, sono questi sistemi idrotermali che appunto ritroviamo nelle zone dell'asse del Rige e che si formano perché ovviamente la dorsale, quando si forma, man mano che si raffredda, si produce delle fratture, okay? O la tettonica stessa, quando c'è l'espansione del Rige, produce delle fratture, e quindi l'acqua che è sul fondo dell'oceano, circa 2 gradi centigradi, okay, penetra fredda all'interno della struttura, ma per la presenza di mani ad una certa profondità si può riscaldare. Okay? Quest'acqua scambia minerali che troviamo in queste porzioni della costa, si alterano a contatto con l'acqua e vanno in soluzione. Queste acque poi vengono, questi fluidi, queste acque vengono riespulse a più alte temperature nella zona delle dorsali. A contatto con queste soluzioni arricchite di questi elementi, a contatto con l'acqua fredda, riprecipitano. Okay? E quello che formano appunto sono dei famosi black smokers, okay? Sembra che questo sia del fumo, ovviamente non è del fumo, è semplicemente il fatto che l'acqua che rientra all'interno dell'oceano, che qui in profondità è molto freddo, okay? Causa la instabilità degli elementi che sono in soluzione, la riprecipitazione, okay? Come solfuri o carbonati di vario tipo. Okay? Quindi abbiamo acque calde, 60, 70, 80, 90 gradi centigradi, che fuoriescono e avviene questa riprecipitazione di fase minerale. Questo è un pezzo di un cammino idrotermale, è un campione molto, molto pesante, è un solfuro massivo recuperato a circa 4.000 metri di profondità, e lungo la dorsale dell'Atlantico. Quindi questi cammini idrotermali, che sono chiamati anche thermal vents, sono delle vere e proprie isole ecologiche, perché lì c'è caldo, ci sono un sacco di elementi che possono sostenere la vita di batteri di ogni tipo e anche ovviamente di organismi più sofisticati. Sono degli ecosistemi molto semplici, il livello trofico, il livello della catena alimentare sono bassi, sono solo dai 2 ai 4 passaggi trofici. E la cosa interessante è che queste faune che troviamo nei cammini idrotermali sono diverse da sito a sito, quindi ancora c'è molto da studiare di questi cammini idrotermali. Faccio vedere come la batimetria di dettaglio, guardate, vedete queste punte, questi sono questi cammini idrotermali che andiamo a vedere nel dettaglio, queste sono altre tipi di immagini, li vediamo dall'alto, ancora più all'alta risoluzione, guardate le faune che vivono di valli, eccetera, che vivono all'intorno di questi cammini idrotermali. Ovvio che con l'immagine di gravimetria da satellite non lo vediamo questo dettaglio, questo è il dettaglio che possiamo acquisire nelle spedizioni fatte con la nave su una determinata zona. E ovviamente quello che vediamo qui sono tutte osservazioni fatte con un sottomarino o con questi veicoli automatizzati che possono arrivare sul fondale. Quindi ci sono diversi tipi di cammini, ci sono i cosiddetti black smoker e i white smoker, la differenza: da una parte abbiamo deposizione di solfuri di ferro, zinco, piombo, dall'altra abbiamo solfati e carbonati, quindi i black ovviamente sono quelli con solfuri e i white smoker sono quelli con solfati, diversi tipi di carbonati. Il processo che ovviamente è sempre quello: l'acqua entra, ok, c'è reazione di acqua con le rocce, con i magmi che arrivano sotto della dorsale, e poi quando fuoriescono questi fluidi caldi riprecipitano sotto forma di minerali quegli elementi che erano entrati in soluzione.
eccolo qua, questo è un black smoker e questo è un white smoker. Effettivamente dà l'impressione, insomma, che il fumo qui sia black e qui sia white. Insomma, sono i diversi tipi di minerali che precipitano. Da una parte i solfati, biancastri, diciamo, dall'altra i solfuri nerastri. La cosa interessante è che è un'immagine molto complicata, ma in realtà molto semplice, nel senso che quello che voglio far vedere è che quando appunto questi plume fuoriescono, no? questi fumi fuoriescono, chiamiamoli fumi, qui dove si formano questi cammini idrotermali, questi plume di elementi possono essere trasportati ovviamente in altre zone, no? Nelle correnti sottomarine, che ce ne sono e sono anche molto forti. E quindi diversi di questi elementi, quelli che resistono di più in soluzione, possono essere trasportati anche diverse decine di metri o fino a un chilometro lontano dalla dorsale e ridepositarsi a distanza dalla dorsale, ok? E infatti quindi questi tipi di depositi, quando ci riferiamo a sistemi idrotermali profondi, non parliamo solo di questi cammini idrotermali simboleggiati da quel campione che vi ho portato, ma abbiamo anche delle croste ferromanganesifere molto ricche anche altri elementi di cui vi racconterò a breve, che si depositano lontane dalla dorsale. Quindi questi sedimenti metalliferi e queste croste arricchite di ferromanganese. Ecco, ve le faccio vedere, questi sono i famosi noduli polimetallici scoperti negli anni 70 da studiosi che studiavano la fauna delle profondità oceaniche. Questi stanno a 4.000 metri in questa zona del Pacifico chiamata Fun Zone, e ci sono queste distese di queste, sembrano delle patate, sottomarine, ma fatte di ferro manganese, molto ricche in terre rare, in idrozinco, rame, nickel, oro, argento, okay? Tutta una serie di minerali che ci interessano particolarmente. Guardate, se così, anche tagliata a metà, questi noduli ferro manganesiferi interno, nel totale della roccia, risultano appunto essere molto arricchiti, diciamo in generale, di elementi in traccia. E ci sono diversi modi per cui questi si formano, adesso non entriamo nei dettagli della loro formazione, ma ovviamente sono legate alla riprecipitazione, molto probabilmente anche mediata da batteri. Queste invece sono le croste ferromanganesifere che si depositano a distanza, diciamo, dai sistemi dei cammini idrotermali, e anche queste sono molto ricche, soprattutto risultano essere molto ricche in cobalto, il manganese e altri elementi delle ferrovie, quindi sono i veri e propri crostoni che ricoprono il fondale a distanza dal sistema attivo. Quindi, riassumendo, abbiamo questi noduli polimetallici, abbiamo queste croste ferromanganesifere e lungo la dorsale degli oceani che abbiamo i veri e propri cammini idrotermali attivi. Okay? Queste sono tre delle risorse che appunto nei giorni nostri si sta tentando di recuperare. Questa è una mappa che dimostra dove ci sono i maggiori ritrovamenti di noduli ferromanganesiferi, queste aree azzurre, guardate, molto ampie nel Pacifico, queste croste ricche in cobalto anche molto nel Pacifico, e vedete diciamo, l'agrotermal vent, sono quelli che seguono, diciamo, la presenza delle dorsali degli oceani, che ho determinati margini attivi. Questo è lo specific rise, questo è un po'. Quindi ce n'è molto. Questa è la famosa Clairon Zone, che è nell'Oceano Pacifico, e ho trovato questa immagine che forse da lì non vedete molto bene, però ci fa una comparazione delle riserve di diversi elementi nella zona di Clipperton verso le riserve terrestri globali. Qua parliamo delle riserve globali, comprensive anche di quelle che non sono economicamente sfruttabili ai giorni nostri. Okay?
questo il budget di riserve sulla terraferma. Guardate, quindi sono milioni di tonnellate, 5.200 milioni di tonnellate verso le 5.992 dei nuovi ferromanganesi di questa zona, quindi c'è molto ferromanganese, okay, sul fondo oceanico e sulla costa continentale. C'è tantissimo rame, okay, ce n'è molto anche sulla nostra costa continentale, ma c'è moltissimo anche sul fondo oceanico. C'è molto titanio, c'è di più sulla nostra costa continentale, ci sono molte terre rare sotto forma di ossidi, con 15 milioni di tonnellate contro 350, ma ricordiamoci che questi numeri in marrone sono le riserve globali, quindi anche quelle non economicamente valable oggi, perché la nostra industria arriva fino, la nostra tecnologia arriva fino a un certo punto, quindi sarebbe più costoso estrarli che rivenderli. Guardate il nickel, abbiamo più nickel sto parlando solo della Clipperton Zone, quindi immaginate il potenziale delle georisorse sul fondale oceanico, considerando tutto il resto. Dove utilizziamo questi elementi? Qui in particolare ho trovato questa slide che ci mostra ovviamente come nella tecnologia moderna, nei telefoni cellulari. Quindi nel 2010 sono stati venduti insomma, 1,5 miliardi di telefoni cellulari, per cui sono serviti 60 kg di tantalio, 500 kg di platino, 22,5 tonnellate di palladio, 51 tonnellate di oro, 525 tonnellate di argento e 24.000 tonnellate di rame per produrre. Okay? Quindi immaginatevi la domanda che c'è oggi, la richiesta che c'è oggi di questi elementi che ritroviamo appunto anche sui fondali oceanici. Molti degli elementi di cui ho parlato adesso sono anche utilizzati nelle green technologies, come nell'uso nella manifatturiera delle turbine eoliche, quindi molto, molto richiesto in questo campo, che si sta espandendo sempre di più, e ovviamente terre rare vengono utilizzati anche nella produzione delle macchine elettriche, delle batterie vengono utilizzati tantissimi elementi delle terre rare. Quindi c'è una fortissima richiesta di terre rare. Questo grafico ci mostra la produzione in chilotonnellate di terre rare dagli anni 50 ad oggi, dove la maggior parte delle terre rare che vengono utilizzate nelle industrie oggi arrivano dalla Cina. Di cui vedete questa Chinese era, di cui non sappiamo il limite, non si sa poco quello che succede in Cina, già con il coronavirus, figuriamoci con le terre rare. E quindi come possiamo, perché la frontiera successiva, quando queste miniere in Cina finiranno di produrre, si passerà agli oceani, come possiamo estrarli? Vi riporto appunto di nuovo che cosa possiamo rilevare dai fondali, queste croste ricche di cobalto, questi solfuri massivi dorsali, questi noduli polimetallici. Qui uno schema di quello che potrebbe essere una tecnologia utilizzata. E in realtà tecnologia c'è, nel senso che questo Nautilus Minerals è una compagnia canadese che ha già testato questo tipo di macchinari, delle scavatrici che praticamente sul fondo, rastrellano il fondale per quello che riguarda l'estrazione mineraria. Ovviamente ci sono delle fortissime implicazioni ambientali sullo sfruttamento dei fondali oceanici, perché sappiamo che c'è una fortissima biodiversità
e non, in qualche modo dobbiamo cercare di non distruggerla, e questo tentativo è stato fatto nel 1994, dove le Nazioni Unite hanno firmato una convenzione sulla legge del mare, viene istituita la International Seabed Authority, che dovrebbe garantire una esplorazione con tutti i carismi, insomma, dei fondali oceanici. E sono state aperte le acque extraterritoriali, quindi al di fuori delle acque territoriali di ogni Stato. E chi scopre un giacimento di solfuri massivi lungo la dorsale diventa il proprietario, quindi le acque extraterritoriali sono aperte all'esplorazione, alla coltivazione mineraria. 168 stati hanno ratificato questa, la partecipazione a questa International Seabed Authority. Noi siamo entrati nel 1995, ma purtroppo non è che abbiamo un anno e 10 anni per fare queste esplorazioni. Gli Stati Uniti non ne fanno parte, hanno loro regole, e nel 2011 è stata data la prima licenza per l'estrazione nel Papua New Guinea, appunto alla Nautilus Minerals, questa compagnia canadese, che ha esplorato questa zona, adesso vi faccio vedere dove è, sul Vara 1, che contiene circa un 7% di rame, e oggi se si guarda il grado di purità di rame che possiamo ottenere dalle miniere terrestri, siamo allo 0,7%, quindi solo in una zona, siamo ben al di sopra di tutto il rame che oggi può essere estratto dai continenti. Questa è la zona della Solvara, e vedete dove sta, dove ci sono tutte queste isole che sappiamo essere pochi metri al di sopra del livello del mare, quindi molto vulnerabili ai cambiamenti climatici mondiali. Questa è la famosa Clinton Zone, dove ci sono appunto 13 stati che stanno esplorando. Queste sono tutte le porzioni di Frenere, la flotta francese per cui sono state lì quest'estate, più Svolgolonia sono i russi, eccetera. Tutti gli stati che hanno scoperto pezzettini e hanno puntato la loro bandierina, insomma. C'è anche qualcosa di italiano? No. No, non c'è. Dovremmo avere le navi che arrivano fino lì. Non le abbiamo. Non abbiamo navi che escono dal Mediterraneo. Ma adesso abbiamo una nuova rompighiaccio, ma che fa il transito tra Sud America e l'Antartide, quindi non è che fa grosse esplorazioni. La cosa interessante della International Seabed Authority è che ha dato mandato che ogni volta che uno Stato si appropria di un'area altrettanto uguale in estensione deve essere messa da parte, e sono queste zone azzurre, ok? Quindi tanti chilometri quadri sono tuoi, tanti li mettiamo da parte e non verranno mai sfruttati. In particolare la International Seabed Authority ha anche messo da parte queste zone in verde, sono aree di particolare interesse dal punto di vista ambientale, perché sono state scoperte delle specie, delle biodiversità, eccetera, che ancora sono sotto studio. Queste sono i tre fotografi, appunto, che hanno esplorato questa zona nella Guinea. Purtroppo questa compagnia, questo Nautilus Park, l'anno scorso, quest'anno è fallita, nel senso che non sono riusciti a pagare, perché i cinesi gli stanno costruendo la nave di supporto a questo, perché ovviamente quello che succede è che questi macchinari recuperano il materiale deve andare su una nave è abbastanza efficiente per poi portare strade, eccetera, e buttare in mano quello che non serve. Quindi è fallita, quindi i costi sono molto proibitivi. Il problema, appunto, con questo meccanismo, questo schema dell'impatto ambientale che deve avere, appunto, le miniere sui fondi oceanici, ci sono degli studi sono stati pubblicati negli ultimi 2 o 3 anni che mostrano come la mortalità degli organismi ovviamente sul fondale vicino a dove vengono fatte queste esplorazioni è molto alta,
E altro problema è tutto quello che poi la nave monta fuori, che non viene utilizzato e viene spedito sul fondale. Quando ci mette a riscaldare, sono cose problematiche. Queste sono tutta una lista di esperimenti che sono stati fatti da diversi istituti, studiati per diverso tempo, purtroppo l'esperimento più lungo è solo di 12 giorni, come queste esplorazioni marine disturbano il fondale oceanico. Quindi vi mostro, mancano pochissime slide, dei risultati. Questa è una zona del fondale, guardate tutte queste tracce, sono tracce di cosiddette bioturbazioni, quindi c'è molta vita qua sul fondale. Questa è la traccia di passaggio del bulldozer sul fondale, e questa è una zona a lato, quindi dove il bulldozer passa e aiuta. Questo, non ricordo il tempo, ma questa è l'area risegmentata dopo un po' e non c'è la stessa attività che c'era all'inizio. È ancora più eclatante questa immagine, questa è la traccia di un estrattore minerale dove ci sono questi nodi polimetallici, fatta 26 anni fa, ed è un deserto. Quindi diciamo che il recupero delle risorse sul fondale marino è preoccupante. Nel senso che, meno presenze batteriche. Come si dice? Nemmeno presenza batteriche o cose. Nei dettagli adesso non conosco i dettagli, sicuramente c'è presenze batteriche, ci sono, ma sui fondali ci sono organismi molto, molto più complessi. E vi lascio solo con alcune frasi che ho estratto da degli articoli degli ultimi mesi sulla rivista Nature, in cui appunto si parla della forte preoccupazione dell'esplorazione dei fondali dal punto di vista minerario, perché appunto questi esperimenti, questi test che hanno fatto non sono alla scala di quello che sarà l'impatto di dragare il fondale per 30 anni, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. L'esperimento più lungo è di 7 giorni, di 12 giorni di controllo. Ovviamente disturbando i microbi e rimuovendo questi animali che sono sul fondale oceanico, cambiamo anche la temperatura, cambiamo la disponibilità di ossigeno che c'è, perché la nuvola di sedimenti deturba gli altri punti profondali, e questo potrebbe diventare un grosso problema per i cambiamenti climatici, nel senso che gli oceani sono un grossissimo sinker per la CO2. La CO2 atmosferica viene adoperata negli oceani, quindi se andiamo a cambiare l'equilibrio dei fondali oceanici, dove la CO2 viene ridepositata sotto forma di carbonati, non so come andremo a finire con degli effetti della CO2 in atmosfera. Quindi c'è bisogno di implementare ovviamente tecnologie che siano vantaggiose dal punto di vista economico, ma green, nel senso che ovviamente servono la biodiversità e rispettino la biodiversità di fondale. Richieste di approfondimento oppure qualche curiosità. Posso fare una domanda? Sì. Ma le xenoliti li avrò serviti o ero disattenta? No, perché volevo capire che sono molto i xenoliti in realtà sono dei frammenti di mantello che vengono prodotti in superficie da raggi anni. Quindi perché sono così interessanti? Sono interessanti perché questi li ritroviamo soprattutto in zone sui fondali oceanici, ma nelle zone di crosta continentale, per esempio in Patagonia, dove ci sono queste grossissime estrusioni basaltiche, abbiamo il fuso che dalla profondità sale e strappa delle rocce di mantello. Quindi ci danno informazioni del mantello sotto i continenti, che è ancora più lontano di quello oceanico, perché ci sono 30 km di crosta, mentre in oceano ne abbiamo 5, 10 al massimo, non che li abbiamo passati, però. Quindi gli xenoliti, ecco, in ambito oceanico non ne abbiamo trovati. Ah, ok. Perché se ne secca. Quindi non c'è bisogno di andare a profondità molto elevate. A volte queste
questi noduli di questo materiale si trovano anche a poca profondità. A poca profondità, il bro sta molto, molto vecchio e più vicino a. E lì è un vero rischio a livello ambientale, perché se è così, cioè se vai a femmina neve c'è poco, insomma. Non c'è poco, ma c'è. Ma c'è molto. Comunque, insomma, il problema lì dell'inquinamento è pazzesco. Sì, il problema anche che appunto molti di questi depositi sono nel Pacifico, dove ci sono queste isole che sono totalmente vulnerabili anche dal punto di vista politico, geopolitico, perché ovviamente hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di venderle, sono isole molto povere. Ci pare di Tonga, di Matu, ce ne sono da Rao, diversi, però sì, lì sono molto, molto vicini, quindi a 1000 metri troviamo già, quindi la tecnologia c'è per recuperarli fino a 3000 metri, questi macchinari che posso vedere prima della Nautilus possono lavorare fino a 3000 metri di profondità. Comunque l'Italia non ha le navi per arrivare sul posto, no? L'Italia aveva una nave oceanografica che però non usciva dal Mediterraneo perché non era una nave da oceano, e adesso non ce l'ha più, e ha acquistato di recente una rete di ghiaccio che fa da supporto alle spedizioni in Antartide, che non è una vera nave da ricerca oceanica. Aveva anche un'altra piccola nave, l'Explora, l'OGS, l'Osservatorio Geofisico Sperimentale, ma anche questa veniva utilizzata soprattutto vicino all'Antartide, quindi non ha... Noi come italiani siamo sempre andati con le navi russe, le abbiamo affittate e si smettono le loro navi, costano poco, quindi si può fare esplorazione oceanica con le navi straniere. In Antartide sì, abbiamo una base, però la base a terra. A terra. Ho portato anche un paio di video ma giusto per curiosità, perché quest'estate abbiamo trovato un sistema idrotermale fossile, nel senso che non eravamo sulla porzione attiva del ridge, quindi un po' più spostati, quindi era stato attivo, non era più attivo, e abbiamo esplorato appunto un sottomarino, quindi volevo far vedere giusto la bellezza di alcune di questi campioni. Queste sono immagini delle telecamere, che mette ad altissima risoluzione. Ecco, questi depositi sono alcuni di questi depositi ferromanganesiferi che troviamo, i crostoni ferromanganesiferi che troviamo sul fondale. Vedete, già solo cercare di prendere un campione e forma questa nuvola. Qua sempre le telecamere che vedete stanno di fuori della cacata, della Nautil. Questi sono tutti i posti di solifugo, abbiamo dei grossissimi campioni di solifugo raccolti da questa zona. Quindi è fossile, non c'è vita, ci sono pochissimi. Probabilmente adesso gli studiati sono tutti i batteri, eccetera, ci dirà qualcosa delle forme di vita che sono rimaste. Comunque questo è un sistema fossile, perché non abbiamo visto delle fuoriuscite di fluidi attive. Un'altra, un cestone gigante davanti, diviso in settori in cui con un determinato numero di metri di campioni, poi di riordinare una. Questi sono tutti campioni di solfuri raccolti da questo d'arrivo. Questo è tutto minerali con rame, dal video secondo me sono verdi, insomma, adesso qua li vedete un po' più dallo schermo.
questi molto probabilmente sono dei cammini idrotermali ribaltati, perché sono stati molto difficili da campionare, molto forti. Quando poi volete venire a vedere e sentire il peso di quel campione, staccare questi pezzi, sono sì. Faccio vedere qua. Quasi non sono stato con le live, non io personalmente, ma qui sono state ritrovate immaginatevi chi era sotto marina di sorpresa. E tutto un tratto sono toccate dai sedimenti. Dall'Evangelista, per farlo vedere solo un pezzettino, ma vedete sono conchiglie. Sono tutte conchiglie, non c'era nulla di vivo, però. Scelta di valli che vivono in contesti idrotermali. Quindi effettivamente appunto questo è la mia. Adesso questo appartiene alla Francia. Resta a 3.400 metri di profondità, qua vedete la profondità, 3.400 metri, non è male insomma. Queste aree le cui le nazioni si appropriano, lo fanno a titolo più gratuito, nel senso che non devono pagare nulla ed è a tempo indeterminato o sono tempi? No, vengono rilasciate queste licenze che hanno di 5 anni in 5 anni, vengono questa International Seabed Authority ogni 5 anni rivaluta se effettivamente. Quindi nel senso non è può dire. Tanto li scopro, poi me li tengo lì fin quando non mi serviranno, trovo delle. Allora, credo che l'appartenenza sia totale, nel senso che però poi che sia possibile veramente andare ed estrarlo, da International Seabed Authority deve dare l'autorizzazione per quello che è stata istituita. Il problema è che non tutti gli stati l'hanno ratificata, quindi non c'è chi può fare di questa cosa. E rifiutare l'autorità della. Tanto sarebbe da appropriarsene poi quando uno ha le tecnologie esatto. Giuste per poterlo fare in maniera non distruttiva, sì. Non, almeno se va come proprietà. È quello che stanno facendo i russi, hanno praticamente mezzo dorsale medio atlantica perché loro quando vanno con la nave stanno in mare 6 mesi, un anno e si approvano tutto quello che.